di Ruci TV vi parla Silvio Cancemi. Le squadre hanno già guadagnato il loro ingresso in campo, accolti come ormai consuetudine dal dai giochi pirotecnici che accompagnano l'ingresso delle squadre in campo. Dicevamo, le squadre hanno già guadagnato i loro ingressi in campo per pronti a disputare la 14ª giornata del girone C della terza categoria, in diretta dal campo Fincantieri in Palermo, pronti a vivere le emozioni di Palermo Sport Forense Palermo. Qualche istante ancora e la partita potrà effettivamente cominciare. Diamo un rapidissimo sguardo alle formazioni in campo per lo Sport Palermo, a disposizione di mister Salvatore Mazzamuto: Rimi, Salimeni, Placa, Argano, Russo, Rizzotto, Parisi, Logalbo, Ballo, Minà, Logalbo, Berci, Serio, Anello, Chiarello, Baglione, Minnone e Ciampollari. A disposizione invece per la squadra delle Forense Palermo: Indovina, Ienzi, Indovina, Lentini, Dara, Morettino, Ventura, Giambrone, Riti, Collura e poi Gottuso, Barcellona, Herrera e Dara. Subito è iniziata la partita, quindi siamo immediatamente pronti a vivere le emozioni subito con un primo spunto da parte del Palermo Sport, che si affaccia dalle parti dell'area di rigore avversaria. Subito un calcio d'angolo, una prima opportunità da calcio da fermo per la squadra casalinga. Subito pallone squadellato in mezzo, può arrivarci qualche compagno, poi c'è la chiusura difensiva libera. Adesso l'area di rigore, però ci arriva sempre con un tiro. Primo squillo da parte del Palermo Sport, nulla di fatto, però si riprenderà sempre con una rimessa dal fondo. Prendiamoci soltanto qualche istante per presentare questa partita, ricordando che l'ultimo risultato per la squadra casalinga del Palermo Sport è stato il pareggio contro la Vigor Montelepre per 2-2 in casa. Prosegue dunque la striscia di risultati utili consecutivi, iniziato con la vittoria casalinga, lo ricorderete, contro l'Academy Lampedusa, e continuata con la vittoria contro la capolista il Delfini Sporting. Attualmente il Palermo Sport milita nella nona posizione in classifica con 13 punti. Posizione di classifica assolutamente differente è quella invece della Forense Palermo, che si trova al sesto posto con 17 punti e viene da una bella vittoria contro la capolista del Delfini Sport, che è stata un ritorno alla vittoria dopo lo scivolone in trasferta accusato contro l'Academy Lampedusa. Per il Forense Palermo sicuramente l'opportunità di mettere in cassaforte l'accesso, diciamo così, alla fase playoff, alla zona playoff. Per il Palermo Sport invece l'opportunità di continuare la striscia di risultati utili consecutivi e ovviamente provare quantomeno a strappare e smangiucchiare qualche altro punto alle squadre che stanno attualmente sopra. Russo vuole mettere in movimento Logalbo, ma non ci riesce, il pallone è troppo lungo, non poteva arrivarci nemmeno Derek Berci. Si riprenderà pertanto con una rimessa dal fondo, sempre tra le mani di Roberto Indovina. Pallone lungo, non può arrivarci, il recupero della squadra in trasferta. Allora ancora si lotta a centrocampo, altro pallone lungo sparacchiato verso la zona un po' più avanzata di campo, non può arrivarci ancora Morettino, c'è il recupero della difesa palermitana. Ivan Rimi si occuperà della battuta di questo calcio dal fondo, di questa rimessa dal fondo, dopo che il pallone era terminato al di là della linea. Subito Berci può arrivarci, solo lascia sfilare un po' il pallone, buono, stava per avventarsi Logalbo, Gabriele Logalbo ci arriva adesso, mette giù bene Logalbo, prova a mettere in movimento Berci, poi il pallone dentro, deve chiudere difensivamente
la retroguardia avversaria, ancora Berci, un po' di confusione lì dalle parti dell'area di rigore avversaria, esce alla fine Lo Galbo, altro pallone traversone in mezzo, può arrivarci, ma soltanto per un istante Domenico Minà, autore del gol, lo ricorderete, nella scorsa partita valido per il pareggio, alla fine conclusivo di 2-2, la partita rocambolesca, quella giocata proprio contro il Montelepre che tra rigori sbagliati e situazioni di temperature di campo assolutamente diverse sicuramente aveva rischiato di vedere il Palermo Sport vincitore uscente da questo campo. Si attende ancora qualche ravvisaglia da parte del direttore di gara, si può riprendere adesso. Altro pallone squadellato in mezzo, altro recupero palermitano, poi non riesce a mantenere il possesso la squadra del Palermo Sport. Chiude qui bene senza fronzoli invece Pasquale Argano. Sarà Ruggero Herrera ad occuparsi della battuta di questa rimessa laterale, poi però. Ricordiamo per chi stesse seguendo la diretta che la formazione della Forense veste in maglia nera, quella della Sport Palermo invece in completo fluo. Un'irregolarità fischiata dal direttore di gara, quindi ci sarà un buon calcio di punizione, un buon piazzato per i piedi di Roberto Indovina, che proverà sicuramente a mettere un pallone al centro dell'area di rigore, buono per la testa di qualche compagno e che possa in qualche modo impensierire l'estremo difensore palermitano Ivan Rimi. Fischia l'arbitro, va Indovina, pallone al centro dell'area di rigore, stop di petto, non ci arriva nessun compagno. Altro pallone che cerca i piedi di Domenico Minà, soltanto per un attimo però, deve fare buona guardia qui Giuseppe Parisi, ci riesce. Altro buono movimento per Giuseppe Lo Galbo, che può muoversi, cerca il pallone dentro per Derek Berci, un po' troppo lungo, suggerimento verticale buono questa volta per il ragazzo in maglia numero 11 che funge oggi nella formazione schierata in campo da mister Mazzamuto da prima punta. Altro però recupero di Domenico Minà che entra in area di rigore, Minà serie di dribbling, Minà non c'è nulla secondo il direttore di gara che fa segno al numero 9 di rialzarsi e può ripartire allora la formazione della Forense. Qui è buono però il recupero di Andrea Ballo che poi finisce a terra, non c'è nulla ancora secondo il direttore di gara che comanda alla formazione in trasferta di riprendere da rimessa laterale. Pallone spazzato in mezzo da parte di Francesco Russo, deve fare a spallate qui Derek Berci, soltanto per un attimo, allontana la difesa, la retroguardia della Forense Palermo e si riprenderà con una semplice rimessa laterale da posizione un po' più avanzata per il Palermo Sport. Argano per Russo, spinto a terra Russo secondo il direttore di gara, il signor Piraino, calcio di punizione per la formazione dello Sport Palermo. Rizzotto vuole guardare in mezzo dove c'è Andrea Ballo, allargato il pallone dalle parti di Giuseppe Lo Galbo, eccolo di nuovo il numero 7 che tocca la sfera, non c'è nulla secondo il direttore di gara, semplice rimessa laterale ancora una volta per il Palermo Sport, già battuta Parisi per Giuseppe Lo Galbo, strattonato un po' Lo Galbo, resiste alla carica avversaria. Poi è il direttore di gara a toccare il pallone, allora si riprenderà ancora una volta con il pallone scodellato per piedi palermitani. Pallone in mezzo di Parisi, nulla di fatto, si riprenderà sempre con il pallone tra le mani di Roberto Indovina che può agevolmente rimetterlo in gioco per qualche compagno. Placa. Non trova il suggerimento verticale verso Giuseppe Lo Galbo.
c'è il recupero palla e quindi il possesso della sfera per la Forense Palermo. Qui può andare via la Forense, deve toccarlo, infatti il difensore palermitano stava infatti per andare via praticamente indisturbato verso l'area di rigore. Andrea Morettino, atterrato. Questa sì che era un'azione decisamente pericolosa per la Forense Palermo. Ed è proprio Morettino che guadagna un buon calcio di punizione da posizione ancora una volta un po' più avanzata per i ragazzi in maglia nera, dalla quale sicuramente tentare una soluzione diretta verso la porta è un po' più complicato considerata la distanza, quindi anche qui è prevedibile che proprio Morettino, che adesso si occupa di sistemare la sfera, vada per una soluzione un po' più efficace, cioè il pallone in mezzo. Sistema la barriera Ivan Rimi, l'estremo difensore dello Sport Palermo. Va Morettino, tenta addirittura la conclusione verso la porta. Pallone che contro ogni aspettativa invece sfiora il palo alla destra di Rimi Ivan, che comunque aveva fatto una buona copertura. Sembrava assolutamente essere sulla traiettoria. Riparte dal basso invece il Palermo Sport con Davide Rizzotto. Tocca per Argano, un po' più allargato. Sempre Rizzotto al centro della manovra offensiva, della costruzione dal basso. Argano scambia ancora con Rizzotto. Non c'è uno sbocco in avanti, allora si recupera ancora con Rimi, che andrà sicuramente al lancio lungo, così è, prova ad innescare i piedi di Berci. Ecco che tocca il pallone il ragazzo in maglia numero 11, ha un po' di spazio davanti, se lo prende, cavalca Berci, vuole scambiare con Domenico Minà, il passaggio non riesce perché la copertura difensiva, la lettura difensiva è efficace. Ancora buono però il recupero per Logalbo. Berci, dopo una fase di conclusione, ancora possesso per il Palermo Sport, che però spreca in questo caso con un dettaglio nel passaggio abbastanza errato. Si è trattato per l'appunto di Giuseppe Logalbo. Argano ha un po' di spazio davanti, può sicuramente vedere qualche compagno, così è, trova infatti i piedi di Gabriele Logalbo, che può andare, cerca il tracciante verso Derek Berci, il passaggio un po' arretrato, Berci infatti stava andando un po' più defilato sull'out di sinistra. Disinnescato invece questo lancio lungo, più una spazzata della difesa della Forense Palermo. C'è infatti il recupero di Davide Rizzotto, che può già manovrare il gioco. Da questa parte Argano, c'è sempre la verticale con Logalbo, preferisce il passaggio in mezzo Argano. Domenico Minà innesca il pallone, prova a prendere la corsa di, a premiare soprattutto la corsa di Gabriele Logalbo. Pallone un po' troppo lungo, però è ancora una volta buono il dialogo tra Minà, Berci e Logalbo, che costituiscono il terzetto offensivo dello Sport Palermo, quello che dovrà sicuramente provvedere a infilare il pallone alle spalle di Roberto Indovina. Altro pallone lungo, spizza di testa qui Dara. Herrera vuole il passaggio dentro, Herrera, c'è la buona copertura di Argano. Deve liberarsi qui del pallone Argano, Rizzotto. Con l'esterno Rizzotto, buono il pallone per Berci, fa buona copertura però la difesa della Forense Palermo. Logalbo lascia la rimessa laterale a Pasquale Argano. Subito Argano cerca Minà, pallone che scivola direttamente nella disponibilità di Roberto Indovina. Fase di studio ancora da parte delle due squadre, pochissime le occasioni nette da gol tali da poter essere considerate clamorose. Quando siamo giunti al 13° minuto di gioco, le reti qui al campo Fincantieri in Palermo sono ancora assolutamente bianche. Domenico Minà
Russo cerca e trova Gabriele Logalbo. Argano, passaggio un po' più arretrato, Argano vuole dialogare con Logalbo, non ci riesce. Era interessante il tracciante ancora una volta per il giovane ragazzo in maglia numero 10 dello Sport Palermo, che adesso va a effettuare una fase di pressing abbastanza efficace, perché come si può osservare c'è subito il recupero della difesa palermitana. Recupero della difesa della Forense Palermo, altro però intercetto da parte di Davide Rizzotto. Vuole mettere in movimento Elia Placa, prova a fare a spallata con il proprio marcatore Placa, va via Placa immediatamente con un dribbling, cerca il pallone dentro, era buono il suggerimento questa volta per Gabriele Logalbo, gli sono mancati forse quei centimetri necessari perché riuscisse efficacemente a spizzare il pallone di testa verso, e a indirizzarlo verso la porta. Possiamo sicuramente registrare questa come una e forse la prima e unica al momento occasione pericolosa dello Sport Palermo. Qui ottima la pressione di Derek Berci, che poi viene atterrato successivamente allo scontro, non ravvisa alcuna irregolarità il direttore di gara, il signor Piranio, che adesso però va a sincerarsi delle condizioni del ragazzo in maglia numero 11 dello Sport Palermo, autore lui come Domenico Minà, come Gabriele Logalbo e come tutto il reparto offensivo dello Sport Palermo di ottime prestazioni individuali che hanno sicuramente contribuito nelle scorse giornate, nelle scorse partite a insaccare una serie di risultati utili consecutivi che possono dare un po' più di fiducia alla squadra palermitana. Ancora di cure da parte dello staff medico Derek Berci mentre il gioco può immediatamente riprendere. Nonostante ci sia l'invertimento della rimessa laterale. Logalbo, pallone ancora al centro dell'area di rigore. Può arrivarci Elia Placa, può! Però il pallone disponibile per Giuseppe Parisi si avventa in scivolata proprio l'estremo difensore della Forense Palermo Roberto Indovina. Altro lancio lungo al centro del campo, ci arriva sempre Russo, spallata con il marcatore, altra grande recupero di palla, c'è Domenico Minà in proiezione offensiva, poi contrato dalla difesa della Forense, ma il pallone è sempre tra i piedi della squadra di casa, che manovra come si può osservare con il vertice più basso, ossia quello di difesa, il capitano Davide Rizzotto. Logalbo, un po' di spazio davanti, più veloce Logalbo del suo marcatore, poi ingabbiato però il ragazzo in maglia numero 10. C'è l'ottimo recupero della Forense, nessuna irregolarità qui secondo il direttore di gara, intervento abbastanza deciso quello di Gabriele Logalbo, semplice rimessa laterale come sta anche in questo momento dicendo proprio a Ruggero Herrera il direttore di gara. Difende qui il pallone Logalbo, poi lo consegna proprio ad Argano. Deve difendere bene qui Minà, c'è il recupero della difesa palermitana, può mettere un po' di ordine. Lungo il suggerimento verso Logalbo sulla sinistra, un po' lungo il pallone, non può arrivarci infatti il numero 10 dello Sport Palermo, c'è subito il recupero della difesa della Forense. Difende qui il pallone Dara, poi lo perde, c'è subito il possesso palla per Argano. Rischio un po' su questi suggerimenti orizzontali invece, traccianti un po' pericolosi soprattutto quando in situazioni di campo come queste il pallone rischia di rimbalzare un po' di più e quindi permettere il recupero repentino della sfera da parte degli avversari.
Derek Berci. Vuole andare via Berci, ci riesce, sull'out di destra. Berci ha un po' di campo davanti, deve però saltare l'avversario ed è un compito abbastanza difficile, non ci riesce, infatti in questo caso semplice rimessa laterale da posizione abbastanza avanzata però per il Palermo Sport, che sicuramente almeno in questa prima frazione, in questi primi minuti della prima frazione di gara, sta affacciandosi un po' di più dalle parti del portiere avversario. All'interno dell'area di rigore un pallone, ci arriva soltanto per un attimo, in due tempi Roberto indovina, sicuro però con le mani recupera una sfera che poteva farsi sicuramente più pericolosa per la squadra di casa. Al centro del campo Dara vuole mettere un po' d'ordine, ci riesce verso, ma soltanto per un attimo, il proprio centrocampo. Poche idee, davvero poche, per la formazione in trasferta. I ragazzi della Forense in maglia nera che attualmente stanno solo difendendosi in questi 20 minuti scarsi del primo tempo. Rizzotto. Lungo il pallone, troppo lungo, non può arrivarci nemmeno lo Galbo. Infatti fischia il direttore di gara. Comanda rimessa laterale per la Forense. Lungo il pallone, cerca le prime punte la Forense, come in questo caso fa buona guardia per Rizzotto. Può ripartire l'altra prima punta, ossia Domenico Minà. Per lo Galbo, pallone un po' arretrato, non può arrivarci infatti, c'è subito il recupero difensivo della retroguardia, molto attenta. Se a livello offensivo sicuramente, almeno per il momento, la Forense Palermo non sta promuovendo chissà quali azioni offensive, azioni di gioco abbastanza pericolose, dal punto di vista difensivo però gli va sicuramente dato merito. Occhio però a questa proiezione offensiva invece per lo Galbo, Giuseppe lo Galbo, non riesce, anzi sì, a tenere il pallone in gioco, non c'è il fischio del direttore di gara. Elia Placa prova ad allargare dalle parti di minaccia, arriva con la testa, nessuna irregolarità nemmeno in questo caso, giudizio arbitrale almeno metro di gara che sta attualmente premiando il gioco, la fase del gioco. Signor Piraino lascia molto giocare senza interrompere e frazionare più di tanto il gioco. Berci allarga, Berci però c'è il recupero della difesa della Forense. Morettino fa spallata contro il proprio marcatore, alla fine subisce fallo e in questo modo, con questo calcio piazzato, sicuramente la Forense può respirare un po' dopo le ingenti sferzate promosse proprio dalla parte della squadra di casa. 21-41 ancora reti bianche qui al campo Fincantieri in Palermo. La gara è valida, lo ricordiamo, per la 14ª giornata del girone C del terza categoria. Un po' di alterchi nei riguardi del direttore di gara da parte di qualche giocatore dello Sport Palermo. Finora però la partita è stata abbastanza corretta sul piano del gioco, pochi gli interventi eccessivamente fallosi, tali da poter invogliare quantomeno il signor Piranio a uscire qualche cartellino. Rizzotto, Placa, ancora Rizzotto, perde il pallone Rizzotto, un po' ingenuo in questo caso. Riti, ancora Riti con il destro, riesce a fare opposizione con le mani in due tempi l'estremo difensore palermitano Rimi. Mette giù il pallone qui Parisi, lo indirizza verso Berci solo per un attimo. Ma la fase qui di copertura del pallone invece Riccardo Dare, il ragazzone in maglia numero 9 della Forense Palermo, che infatti guadagna un buon calcio di punizione utile se non altro a far salire la propria squadra, che lo ripetiamo in questi primi 24 minuti si era notevolmente abbassata, considerate le
innumerevoli azioni abbastanza pericolose condotte dal Palermo Sport. Lo Galbo, altro pallone in mezzo verso Berci, c'è un po' di spazio, però deve rallentare Berci e allargare il gioco, lo fa male, infatti il pallone scivola direttamente in rimessa laterale. Sull'out di sinistra si sposta un po' al centro del campo, invece indovina. Ancora sulla fascia sinistra, tocca forse con un braccio d'ara, così è secondo anche il giudizio del direttore di gara. Da quella parte di campo, deve allungare infatti sulla verticale lungolinea, funziona bene l'asse in questo caso. Parisi, pallone in mezzo, cerca Berci, un po' di spazio per Berci, finisce a terra Berci, ancora nulla secondo il direttore di gara, che in questo caso mi sento di condividere la decisione dell'arbitro. Berci si è sicuramente lasciato andare sentendosi toccato dal proprio marcatore. Lo Galbo sulla verticale si muove sempre Argano, pallone ancora una volta squadellato in mezzo, può arrivarci Domenico Minà, poi fa fuori questo pallone dalle zone calde del campo, invece la retroguardia avversaria della Forense Palermo. Ancora rimessa laterale per lo Sport Palermo, si avventa sul pallone Parisi, Russo, pallone scodellato in avanti, non c'è nessuno che può raccoglierlo però, allora ancora Russo, altro pallone in mezzo all'area di rigore, era buono lo stop di Lo Galbo, poi però si fa sotto ancora più deciso Ruggero Herrera, altro cross in mezzo, nulla di fatto, semplice raccogliere questa sfera per Roberto Indovina. Lungo il rilancio, dalle parti però di nessuno, c'è il recupero dello Sport Palermo, un po' in affanno visto che è buona la corsa di Riccardo Dara, che impensierisce un po' la retroguardia, in questo caso interpretata proprio da Andrea Ballo. Funziona però la fase di copertura, aiutandosi ovviamente con un fisico abbastanza prorompente, Andrea Ballo permette il recupero alla propria squadra. È una manovra che parte sempre dal basso, ma che poi, soprattutto nella fase di rifinitura, nelle zone che interessano di più per quel che riguarda la marcatura, si fa un po' più sporca. Ovviamente parliamo della proiezione offensiva dello Sport Palermo. Qui in questo caso non riesce nemmeno a uscire dalla propria metà campo, sempre con palloni orizzontali abbastanza pericolosi. Altro pallone dentro, deve saltare e toccare la traversa Ivan Rimi, pallone però è ovviamente fuori, al di là della linea di fondo campo, può rimettere in gioco direttamente dal fondo l'estremo difensore palermitano. Parisi non ci arriva di testa, c'è però il recupero di Domenico Minà, spalle alla porta Minà, deve girarsi in questo caso, ci riesce bene solo per un attimo, non può far tutto da solo, infatti c'è il recupero della Forense Palermo, poi toccato infatti il portatore di palla in maglia nera e subito il fallo ravvisato dall'arbitro.
Altre irregolarità, questa volta a vantaggio dello Sport Palermo. Non funzionano ancora le trame proposte proprio dalla forense, che non riesce ad affacciarsi con un elevato tasso di pericolosità verso l'area di rigore dello Sport Palermo. C'è sempre infatti un recupero palla che funziona bene da parte dello Sport. È una percentuale di possesso palla che almeno in questa prima frazione è sensibilmente più elevata rispetto a quella avversaria. Parisi qui guadagna un buon calcio d'angolo che infatti si appresta egli stesso a battere dalla bandierina. Salgono in mezzo all'area di rigore i soliti noti, va direttamente Parisi al centro dell'area di rigore, ma nella fase di copertura c'è sempre Russo però che tenta addirittura la conclusione. Più che altro serve ad allontanare qualsiasi possibile minaccia di contropiedi avversario, che sarebbe immediatamente potuto partire anche perché proprio il Russo era l'ultimo uomo rimasto disponibile per il possesso palla dello Sport Palermo. 30 minuti scarsi sul cronometro e sempre il risultato di 0-0. Le due formazioni si stanno attualmente fronteggiando con, va detto, poche occasioni da gol da una parte e dall'altra, anche se l'elevata percentuale di pericolosità un po' più prorompente dello Sport Palermo sta attualmente dicendo che almeno ai punti avrebbe la vittoria la formazione di casa. Ancora un recupero, sempre Argano, ha un po' di spazio Argano, sul suo verticale c'è Lo Galbo, Argano va direttamente da solo con un sinistro abbastanza scoordinato che non impensierisce affatto Roberto Indovina. Salta Lo Galbo, si arrampica però sulla testa di Lentini. Si tratta di Francesco Gottuso, infatti rimane dolorante, si tocca ancora la nuca il numero 19 della forense Palermo. Altro pallone dentro, Dara non può arrivarci, c'è un'altra chiusura difensiva ravvisata però con un'irregolarità commessa proprio dallo stesso Riccardo Dara. Altro recupero palla in questo primo tempo abbastanza anonimo da parte delle due formazioni, sempre manovra che comincia dal basso. Adesso c'è un po' di spazio per Gabriele Lo Galbo, può correre il numero 10 dello Sport Palermo, cerca di trovare qualche compagno dall'altra parte, il passaggio però è completamente sbagliato, permette il recupero della sfera. Altro tocco però per Parisi, non riesce ancora una volta a mantenere il contatto con il pallone, e altro pallone avanti per Dara, il suo passaggio però dalle parti di nessuno, anzi dalle parti di Lo Galbo. Berci vuole muovere un po' il pallone con la sua rapidità di gambe, il numero 11 dello Sport Palermo. Secondo il direttore di gara è semplice rinvio dal fondo, quando praticamente tutti qui al campo Fincantieri richiedevano il calcio d'angolo per la formazione di casa. Dara non riesce a mantenere il possesso della sfera, altro recupero per Parisi, toccato e infatti fallo secondo il direttore di gara. Argano, Lo Galbo, non c'è nessuno sbocco in avanti, Lo Galbo è costretto quasi a lanciare questo pallone direttamente tra le braccia di Roberto Indovina. Argano con la testa indirizza verso Lo Galbo, si appoggia sempre al Russo però il numero 10. Dopo che il pallone viene recuperato, come usuale nel corso di questa prima frazione, poi la sfera finisce in gestione sempre della difesa. Parisi cerca addirittura il sinistro,
Giuseppe Parisi, soluzione abbastanza velleitaria, ma che se non altro serve a sbloccare un po' una fase di gioco, quella che stiamo vivendo al 33esimo minuto, abbastanza monotona e povera se non altro di emozioni dal punto di vista tanto realizzativo quanto propositivo. Ancora il recupero di Rizzotto, Dara però si avventa sul pallone, può lanciare ottimamente verso Morettino, perde un po' il tempo però Morettino, infatti viene recuperato da Giuseppe Lo Galbo che alla fine conquista anche il calcio di punizione a suo favore. Rimi consegna sempre ad Argano. Russo si appoggia a Rizzotto. Serve il piazzamento dei compagni Rizzotto. Non c'è nessuno che può ricevere il pallone in avanti. Allora sempre tra i piedi di Argano e in lungo linea verso Lo Galbo, che adesso ha un po' di spazio. Deve difendere il pallone Lo Galbo. Lo consegna bene verso Berci, spalle alla porta. Si libera del suo marcatore Berci, ancora Russo, ottima questa volta l'azione offensiva del Palermo Sport che poi però non si realizza come dovrebbe per un lancio lungo di sinistro da parte di Russo che termina direttamente e senza alcun tipo di problema verso Indovina. Rizzotto deve allontanare qui perché proprio Morettino stava per arrivare sulla sfera. Buona questa volta la proiezione offensiva del Palermo Sport con Berci che va verso Minà, Minà un po' di spazio, Minà con il destro, pallone che finisce fuori e questa sì che era senza ombra di dubbio l'occasione più lampante per il Palermo Sport. Domenico Minà non è riuscito con il suo tracciante di destro a disegnare una traiettoria che facesse arrivare direttamente la sfera all'interno della porta avversaria. Il pallone che carambola direttamente fuori senza alcun tocco avversario peraltro e quindi rimessa dal fondo già battuta. ...36 sul cronometro e senza ombra di dubbio l'occasione più nitida di questo primo tempo l'ha avuta il Palermo Sport, verrebbe anche da dire il canovaccio di gara, fino a questo momento l'ha tenuto saldamente tra le mani la squadra di casa, vista la pochezza dal punto di vista offensivo almeno fino al momento proposta dalla squadra in trasferta, ovvero sia la Forense Palermo, che adesso però ha un ottimo calcio di punizione, un calcio piazzato un po' più defilato veramente ad essere sinceri verso l'out di sinistra, che è buono però per gettare un pallone al centro dell'area di rigore, lì dove il Forense Palermo per la verità è arrivato davvero pochissime volte. C'è la battuta e il traversone dentro l'area di rigore per nessuno, fa buona guardia Ivan Rimi a difesa tra i pali palermitani che lascia sfilare il pallone direttamente fuori a fondo campo. Forense Palermo che in trasferta finora ha raccolto soltanto 3 punti, segno questo che possibilmente la squadra avverte maggiormente la pressione in campo ostile e non riesce a capitalizzare al meglio le proprie opportunità di fare cassa negli scontri. La dimostrazione almeno di questi primi 45 minuti infatti è chiaramente lampante. Qui tocca irregolarmente Domenico Minà e si arrabbia poi un po' anche con Derek Berci. Non è la prima volta infatti che il numero 11 e il numero 9 non riescono nell'affinare l'intesa necessaria per arrivare un po' più pericolosamente dalle parti di Roberto Indovina. Lo Galbo adesso sulla sua verticale non c'è nessuno, permette infatti il recupero di palla, poi Russo al centro dalle parti di Ballo. Parisi vuole arrivare su questo pallone, c'è l'ottima copertura e lettura difensiva. Ballo
Attaccato in due, Galbo riesce a conquistarsi un buon calcio di punizione. Già battuto, si riparte sempre da dietro. Argano. Russo. Lungo il lancio verso Berci, ci arriva solo per un attimo Berci, si avventa sul pallone Minà. Non prima però che ci arrivi direttamente l'estremo difensore della Forense. 38 e 51 sul cronometro, 0-0 sempre qui a campo Fincantieri, con un'opportunità clamorosa sprecata da parte di Domenico Minà per portare avanti il Palermo Sport proprio allo scadere di questa prima frazione regolamentare. Rizzotto non riesce a garantire il possesso per i suoi, poi si avventa Russo, c'è stata però un'irregolarità ravvisata proprio dal direttore di gara, il signor Piranio. Altro calcio di punizione dalle parti del pallone, sempre Francesco Gottuso. Si allontanano un po' tutti, segno che la Forense vuole sicuramente salire per mettere un po' più di pressione a Ivan Rimi. Lungo il lancio, infatti, un po' più defilato, non c'è nulla secondo il direttore di gara su questo tocco ai danni di Andrea Morettino. Poi però proprio l'arbitro va a sincerarsi delle condizioni del ragazzo in maglia numero 10, chiama addirittura l'intervento dello staff medico della squadra in maglia nera. Mancano soltanto 4 minuti scarsi alla conclusione di questo primo tempo, abbastanza incolore come abbiamo più e più volte ripetuto. Nel corso di questa prima frazione non ci sono stati infatti eccessivi surriscaldamenti né dell'ambiente né tantomeno di campo, perché poche sono state le opportunità di andare in vantaggio da parte delle due formazioni, soltanto una, quella veramente pericolosa, capitata tra i piedi di Domenico Minà, ma che non è stata capitalizzata. Qui c'è un buon lancio però direttamente da parte di Rimi all'indirizzo di Berci, che ha un po' di spazio davanti, se lo può prendere, poi viene ingabbiato dal centrocampo avversario ed è costretto a rallentare un po' l'azione offensiva. Altro spazio però per Galbo sull'alto di sinistra, Lo Galbo con il destro, vuole mettere dentro il pallone per l'altro Lo Galbo, il maglia numero 7, Giuseppe, che non riesce ad avventarsi sulla sfera con il piede destro e lascia che il pallone scivoli direttamente a fondo campo. Dal fondo direttamente Roberto Indovina. Al centro dell'aria, prova a cercare la testa di qualche compagno, altro recupero dello Sport Palermo con Lo Galbo che può gestire sempre sulla sua fascia, poi è costretto a rientrare e addirittura ad arretrare. Argano sulla verticale per Lo Galbo, scatti ragazzi in maglia numero 10, dentro il pallone per Minà, soltanto per un attimo Minà, poi si allaccia con Derek Berci. Commettono fallo addirittura i due, si riprende dal basso per la Forense. E se almeno fino al primo quarto d'ora di questo primo tempo il direttore di gara non aveva fischiato più di tanto, scegliendo la via del lasciar giocare più che quella dell'interrompere il gioco consistentemente, in questo caso invece l'arbitro di gara sta fischiando un po' di più, approssimandoci ovviamente alla conclusione di questo primo tempo regolamentare. Dara dalle parti di Herrera, arriva quasi al fondo campo Herrera, ingabbiato dalla difesa palermitana. Dalle parti della bandierina adesso il numero 23. Guadagna un buon calcio d'angolo la formazione del Forense,
calcio piazzato che ancora una volta può permettere alla squadra in trasferta di affacciarsi un po' più pericolosamente dalle parti dell'area di rigore avversaria, gettando un pallone nel mezzo. Mischia al centro, prova il suggerimento, ancora deve arrivarci con le mani direttamente i Varrini. Lo Galbo può correre, c'è un po' di spazio, c'è Berci direttamente davanti solo. Vuole il suggerimento Berci, non lo vede Lo Galbo, poi adesso cerca il tracciante per Mina, può arrivarci invece Lo Galbo, Mina dentro! Domenico Mina! Eccolo il gol che sblocca l'incontro! Non era riuscito nel primo caso ad arrivare direttamente sul pallone all'appuntamento con la rete in quella clamorosa occasione che avrebbe consegnato il vantaggio ai suoi già qualche minuto fa. Ci arriva adesso Domenico Mina che non si smentisce dopo il gol nella scorsa giornata, quello del 2-2. Adesso Domenico Mina porta avanti i suoi con il gol dell'1-0 allo scadere del primo tempo. E l'avevamo sicuramente detto che lo Sport Palermo era stato più pericoloso in fase offensiva della squadra in trasferta, se non tanto dal punto di vista delle clamorose azioni da gol, a parte quella che abbiamo proprio in questo momento ricordato e che è passata sempre tra i piedi di Domenico Mina. Tanto ovviamente sul piano della promozione, del possesso palla, dei passaggi, percentuali che sicuramente almeno in questo primo tempo vedono la squadra di casa trionfare adesso anche sul piano del punteggio. Altro recupero da parte di Russo che poi incespica però sul pallone, bisticcia con la sfera, poi fa pace e passa verso sempre Davide Rizzotto. Lo Galbo pettina il pallone, Lo Galbo poi lo consegna prudentemente dietro verso Elia Placa, altro pallone squadellato in avanti, fa spallate un po' Domenico Mina, Berci non riesce all'appuntamento col pallone, addirittura a terra Parisi, difende Parisi sempre, fischia il fallo il direttore di gara a favore proprio della squadra dello Sport Palermo, della squadra di casa. Altro calcio di punizione che può sicuramente essere sfruttato per buoni piedi da parte della formazione fluo. Quando il tempo è praticamente scaduto e il 45esimo minuto è sopraggiunto qui al campo Fincantieri, il Palermo Sport ha sbloccato solo un minuto fa con Domenico Mina il gol dell'1-0. Dopo un pallone abbastanza sporco al centro dell'area di rigore, come un rapace il ragazzo in maglia numero 9, il bomber Mina, insacca alle spalle di Roberto Indovina e adesso lo Sport Palermo tra i piedi di Ballo Andrea ha l'opportunità di aumentare questo vantaggio. Vedremo se il numero 8 dello Sport Palermo deciderà di andare direttamente alla conclusione verso la porta oppure se toccherà per qualche altro compagno. Conta i passi Ballo, va invece Rizzo con il sinistro, Russo non tocca efficacemente il pallone, scade qui adesso il 45esimo minuto e anche il primo tempo, fischia il direttore di gara, si conclude così la prima frazione con il gol di Domenico Mina per l'1-0, noi diamo appuntamento a tutti i nostri telespettatori per il rientro in campo previsto tra qualche minuto quando comincerà ovviamente il secondo tempo. Eccoci tornati in diretta dal campo Fincantieri in Palermo, le ostilità stanno per riprendersi tra Sport Palermo, per l'appunto la squadra
di casa, attualmente in vantaggio per 1-0 sulla formazione in trasferta della Forense. Siglare la rete del primo gol, primo e unico gol di questo incontro, Domenico Mina al 45esimo minuto della prima frazione, mandava le squadre negli spogliatoi con un sorriso in più, ovviamente per i, pro, per i, i propri compagni, per i, la squadra di casa. Il pallone sta per essere già posizionato al centro del dischetto del centrocampo, per l'appunto. Ultimo sguardo al cronometro da parte del direttore di gara, il signor Piranio. Ecco che arriva il fischio della seconda frazione. Subito alta la pressione dello Sport Palermo, direttamente con Berci, favorisce il recupero della sfera. Canavaccio che almeno in questi primi secondi del secondo tempo si configura come identico a quello che ci ha lasciato nel corso della prima frazione. Prova ad allargare qui il gioco soltanto per un attimo, però Andrea Ballo si avventa sulla sfera, invece sempre Gottuso che adesso manovra in avanti, un lancio lungo disinnescato dalla copertura difensiva di Davide Rizzotto che permette il recupero del proprio portiere. Lo Galbo, Russo, attaccato, Russo perde il pallone senza che ci sia irregolarità secondo il direttore di gara, altro recupero della Forense, pallone in mezzo, esce con le manone invece Ivan Rimi e rilancia subito lungo, cerca Giuseppe Parisi, si avventa però sul pallone Giuseppe Lo Galbo, con un po' di spazio davanti, ecco il tocco di Parisi, altro scambio con Lo Galbo, va via Lo Galbo, recuperato però efficacemente da Gabriele Dara. Accompagna all'uscita infatti il numero 7 dello Sport Palermo che guadagna una rimessa laterale già battuta. Ballo, vuole lanciare avanti Parisi, c'è posizione di fuorigioco secondo il direttore di gara, che lo stesso Parisi infatti non protesta l'indirizzo dell'arbitro, segno che anche lui si era accorto di essere al di là della linea difensiva. Gottuso con la testa, non indirizza verso alcun compagno, altro recupero della retroguardia del Palermo Sport. Berci mette giù il pallone bene, vuole dialogare con Lo Galbo, un po' di spazio intasato però adesso Domenico Mina, autore della prima e unica rete di questo incontro che attualmente vede avanti lo Sport Palermo. Parisi, c'è dietro Lo Galbo, un po' ingabbiato Parisi con il tacco, Lo Galbo non intuisce lo scambio con il compagno in maglia numero 6, altro recupero a centrocampo, un po' arretrato però l'azione offensiva del Forense, infatti altro possesso per il Palermo Sport. Mina non ci arriva di testa, recupero sempre della prima punta della Forense con Dara, Gabriele Dara, lungo il suggerimento verticale a cercare i piedi di Morettino, c'è il recupero però sempre efficace di Argano, non arriva questo tracciante disinnescata dalla difesa della Forense, altro lancio lungo a cercare Morettino, fa buona guardia in questo caso Argano, permette l'uscita e infine il recupero di Rimi. Placa al centro del campo dove c'è Ballo, si gira Ballo, cerca qualche compagno, serve sempre Argano, ha un po' di spazio Argano, cerca il lancio lungo verso Lo Galbo, il pallone è direttamente fuori, rimessa laterale per la Forense.
Recupero di Ballo. Altro pallone lungo, cercare i piedi e la corsa di Derek Berci. Questo suggerimento verticale dove c'è Parisi, un po' di spazio Parisi, si muove sulla sua verticale Logalbo. Il pallone è buono, anzi l'idea era buona, il pallone un po' meno. Tant'è il recupero della difesa della squadra ospite. Attacca Minà, solo per un attimo. Ecco che tocca il pallone il numero 9. Poi c'è il recupero della difesa della Forense. L'irregolarità commessa proprio da Domenico Minà. E il pallone è già battuto. Gettato però al vento, deve avventarsi e chiudere nella propria diagonale difensiva Elia Placa. Lo fa efficacemente con il rilancio lungo del portiere. Domenico Minà si muove alle sue spalle Berci. Minà lo vede con gli occhi dietro la nuca. Berci ha un po' di spazio. Berci con il tocco sotto! Sarebbe stato un gol fantascientifico quello di Derek Berci. Il pallone non riesce ad essere indirizzato efficacemente verso la porta. Avrebbe senz'altro scavalcato Roberto Indovina. Forse un po' troppa potenza per Derek Berci, che avrebbe senz'altro fatto gioire non solo compagni ma anche tutto il pubblico qui al campo Fincantieri. Ma c'è un'altra opportunità però per il numero 11, il tiro invece è di sempre Domenico Minà. Deve distendersi Indovina. Altro recupero a centrocampo da parte dello Sport Palermo, un po' più aggressivo al rientro degli spogliatoi, esattamente come aveva lasciato il campo al fischio della prima frazione. Rimessa dal fondo affidata ai piedi dell'estremo difensore della Forense, Roberto Indovina. Recupero sempre di Dara. Vuole mettere in movimento qualche compagno. Riesce Dara ad avventarsi sul pallone. Fa buona copertura però Gabriele Logalbo. Frattanto entra in campo per la Forense anche Alessandro Jensi con il numero 2 sulla schiena. Forze fresche dunque per la squadra ospite nel tentativo ovviamente disperato di gettare il pallone, qualche pallone utile dalle parti dell'area di rigore avversaria. Impresa che attualmente, come nel corso della prima frazione, è riuscita davvero pochissime volte. Si gioca qui secondo il direttore di gara, con Giuseppe Logalbo, che non riesce ad arpionare efficacemente il pallone. Lo aiuta un po' Elia Placa, c'è sempre a terra però Giuseppe Parisi, e infatti il gioco si ferma con un giallo anche da parte del direttore di gara all'indirizzo di Elia Placa. Rimane a terra Parisi, un po' dolorante, prova a rialzarsi adesso, vittima di uno scontro di gioco abbastanza fortuito, senz'altro incolpevole con il proprio marcatore. Un po' acciaccato adesso prova a riprendere il proprio posizionamento in campo. Frattanto c'è sempre un calcio di punizione fischiato a favore della Forense e ad occuparsene è sempre Francesco Gottuso. Lungo il lancio non può arrivarci nessuno, in due tempi Ivan Rimi, che prende oggi il posto in campo tra i pali che fino alla scorsa giornata era toccato a Giuseppe Salimeni. Parisi, lungo il suggerimento verso Logalbo, può arrivarci invece Minà, tocca il pallone Minà, vuole liberarsi Minà, ha pionato ed è fallo infatti, anche giallo. Così come il direttore di gara conferma, esce il cartellino, chiarissima azione da gol dell'uomo più pericoloso in campo oggi qui
ai Fincantieri Domenico Mina, autore non solo di un gol, l'unico gol che attualmente divide le due squadre, ma anche l'uomo più pericoloso per il Palermo Sport. E che adesso si guadagna un ottimo calcio di punizione, perché da quella posizione un sinistro più che un piede destro può lasciarsi sicuramente ingolosire nella soluzione diretta verso la porta difesa da Roberto Indovina. C'è Parisi, infatti è Giuseppe Logalbo dalle parti del pallone. Si allontana adesso un po' Logalbo, verosimilmente andrà alla conclusione diretta Parisi. Con il mancino fischia l'arbitro, va Parisi con il sinistro, il pallone scende, poi in due tempi arriva miracolosamente Indovina, dopo che il pallone sembra aver picchiato la traversa, Indovina l'ha soltanto sfiorato e poi per un soffio non riesce ad insaccare proprio lo stesso Giuseppe Parisi il gol del 2-0, altra clamorosa occasione da gol per lo Sport Palermo. Logalbo può correre qui, ha un po' di spazio davanti, poi arretra, vuole rientrare sul destro, conclusione di destro a metà fra un tiro e un cross, inefficace in entrambi i casi perché il pallone scivola proprio al fondo del campo e ci sarà una semplice rimessa dal fondo per l'estremo difensore della Forense. 10 sul cronometro sono i minuti che siglano l'inizio di questa seconda frazione, ancora tanto da giocare sia per il Palermo Sport, ovviamente per incrementare questo vantaggio che consegnerebbe 3 punti fondamentali contro, la ripetiamo, la 6ª formazione in classifica, quella della Forense Palermo. D'altra parte, ovviamente, dalla parte degli avversari c'è la voglia di recuperare uno svantaggio e anche una condizione fisica che attualmente almeno sembra davvero svantaggiosa per la formazione ospite. Dentro intanto un altro traversone, pallone direttamente out, era stata qui buona la progressione di Andrea Ballo sull'out di sinistra, un altro pallone al centro un po' scoperto adesso, però lo Sport Palermo comanda di aspettare il direttore di gara perché era rimasto a terra proprio lo stesso Andrea Ballo al termine di quella proiezione offensiva in solitaria che aveva portato a un traversone al centro dell'area di rigore. Almeno queste erano le intenzioni, poi la sfera è terminata direttamente fuori. Altro recupero però al centro del campo, Berci vuole mettere in movimento Mina, lo riesce per Parisi, Mina finisce, anzi Parisi finisce a terra, Mina recupera il pallone. Toccato Logalbo, semplice rimessa laterale per il direttore di gara che adesso fischia per osservare le condizioni fisiche di Gabriele Logalbo. Jensi non riesce a uscire, c'è la buona pressione di Giuseppe Logalbo che alla fine lo costringe alla rimessa laterale. Ancora Logalbo, Jensi. Signore, c'è il cambio. Vicino. Andrà alla rimessa laterale Elia Placa, dopo che il pallone è stato scaraventato fuori, direttamente out. Lascia il campo intanto proprio lo stesso Giuseppe Logalbo, permette l'ingresso invece del ragazzo in maglia numero 15 Jonathan Chiarello. Berci quasi al limite dell'area di rigore, toccato però irregolarmente secondo il direttore di gara Francesco Riti, che rimane infatti a terra. Rientra intanto la difesa dello Sport Palermo quando Francesco Riti ancora al tappeto ha sentito toccarsi proprio dalle parti della gamba destra.
zoppica un po' adesso. Il numero 16 della formazione in trasferta. Altro lancio lungo direttamente dalla difesa, cerca le punte il forense, sempre però un ottimo recupero che da parte della difesa, che è attualmente riuscita a disinnescare efficacemente ogni tentativo di lancio lungo da parte della forense. Lo Galbo, contrato, pallone messo fuori, rimessa laterale da una posizione un po' più avanzata, sempre sull'out di sinistra dove il Palermo Sport ha spinto un po' di più. Palermo che sta provando a sistemare sensibilmente l'attacco, come dimostrano gli ultimi risultati utili conseguiti, anche le belle prestazioni dei singoli, diciamo di Madonia, di Minà, di Berci, anche dello stesso Lo Galbo, ma che deve necessariamente sistemare la difesa con 27 gol subiti in campionato finora, e almeno fino al momento i compiti difensivi da parte della retroguardia è sensibilmente stato portato a casa. C'è ancora ovviamente tanto da giocare in questa seconda frazione, quindi vedremo se la formazione dello Sport Palermo riuscirà a mantenere la porta inviolata e quindi a confezionare un clean sheet, che non sarebbe niente male anche per un po' più di morale dal punto di vista difensivo. Pallone al centro del campo, ci arriva Dara. Adesso Gottuso, toccato irregolarmente secondo il direttore di gara, il signor Piranio. Rientra tutta adesso quasi all'interno della propria area di rigore la formazione dello Sport Palermo. Prova a difendersi quanto più efficacemente possibile Ivan Rimi, dettando anche gli uomini in barriera. Frattanto lascia anche il campo Elia Placa, permette l'ingresso di Roberto Serio. Cambia poco o nulla nell'economia del gioco per mister Salvatore Mazzamuto. Se non altro serve a mettere forze fresche in campo, utili a dare un segnale alla propria squadra, a non mollare fino al 45esimo minuto e a difendere questo risultato, provandolo ovviamente a incrementare quando si verificano le possibilità con qualche spazio di ripartenza. Per la verità, al momento il Palermo Sport è la squadra che qui al Fincantieri ha dato maggiore sbocco offensivo alle proprie manovre, ma direttamente verso la porta qui Francesco Gottuso, la sua conclusione però termina alla sinistra del palo difeso efficacemente da Ivan Rimi. Che si occuperà verosimilmente anche della rimessa dal fondo effettuata proprio in questo istante. Coprire qui Jensi, non ci riesce per l'ottimo pressing portato avanti da Giuseppe Parisi, che guadagna un'altra ottima rimessa laterale in proiezione ancora una volta offensiva per la squadra in maglia fluo. Quasi a ridosso della bandierina, non riesce a mantenere il possesso lo Sport Palermo. Deve però qui mantenere alto il pressing se vuole sperare di recuperare il pallone. Così è, proprio perché Serio recupera la sfera, riagguanta il pallone, non riesce però a mantenere ancora una volta il possesso. Minà prova un'azione di disturbo efficace perché Berci riesce a recuperare, altro pallone avanti verso Lo Galbo, che deve correre un po', deve fare anche una serie di dribbling non efficaci perché il suo marcatore riesce efficacemente a recuperare il pallone. Argano, qui ottima chiusura difensiva, poi Lo Galbo toccato ai piedi irregolarmente secondo il signor Piranio, guadagna un buon calcio di punizione. Ballo
allarga dalle parti di Jonathan Chiarello, vuole saltare il proprio marcatore, Chiarello non ci riesce, di fatto permette il recupero e la ripartenza per Dara, un po' in solitaria Dara, vuole fare tutto da solo, non raddoppiato ma triplicato da parte del ritorno di Roberto Serio, che permette infatti il recupero ai suoi. Semplice rimessa laterale per la Forense Palermo, disinnescata anche questa opportunità di ripartenza per la squadra in maglia nera. Rizzotto, Parisi, lungo il suggerimento di ballo a cercare Berci, non riesce ad avventarsi sul pallone, poi prova a disturbare il proprio marcatore Berci, finisce addirittura per commettere fallo e quindi favorire il recupero di Riccardo Giambrone. Sporcato qui il pallone di Giambrone all'indirizzo di Claudio Ventura, di fatto permette il recupero ancora con Berci, vuole far tutto da solo, ingabbiato da una serie di maglie avversarie. Altro pallone spazzato al centro del campo, sempre recuperato da piedi palermitani. Ballo, qui con un passaggio sbagliato recupera, gira il proprio marcatore e alla fine il pallone finisce direttamente tra i piedi di Ivan Rimi. Minà, non arriva al contatto con la sfera, c'è un'altra ottima chiusura da parte della retroguardia avversaria, poi di fatto Ballo recupera ma Minà è ancora a terra, ha subito un tocco, si palpa infatti il piede, Domenico Minà. Nulla di così preoccupante, tanto che riprende il gioco. Qui c'è stato un abbraccio di troppo secondo il direttore di gara, quello di Pasquale Argano all'indirizzo del proprio marcatore. Fischia infatti il fallo, il signor Piranio comanda di riprendere il gioco con un calcio di punizione utile a salire per la Forense Palermo. Chiama il pallone, ci arriva Ivan Rimi, deve mettere immediatamente in movimento in un 2 contro 2 prolifico Domenico Minà, vuole girare il proprio marcatore Minà, un buon tocco per Berci, Berci da solo davanti al portiere, Berci con il sinistro! Derek Berci per il gol del 2-0! Ottima la ripartenza, mortifera quella iniziata direttamente dall'estremo difensore Ivan Rimi, che con un lancio lungo mette in movimento sia Domenico Minà che Derek Berci. Alla meglio il secondo, dopo il tocco del numero 9 riesce a recuperare un pallone abbastanza difficile, poi a tu per tu con Roberto Indovina, non sbaglia l'appuntamento con il gol il ragazzo in maglia numero 11, che adesso va a abbracciare tutta quanta la panchina, perché questo gol è assolutamente importante per lo Sport Palermo, perché consegna un doppio vantaggio meritatissimo al 20° minuto di gioco. ...2-0... qui al campo Fincantieri, è un risultato che sicuramente potrebbe dirsi, almeno alla metà di questo primo secondo tempo, sensibilmente in cassaforte. Chiaro che ancora la sfida potrebbe riservare qualche sorpresa, speriamo ovviamente di no per lo Sport Palermo, che ha tutte le intenzioni di mettere in ghiaccio la partita. Voglio riuscirci adesso, anche se la posizione di Domenico Minà sul lancio lungo è irregolare, rimane a terra frattanto Derek Berci. Si tocca la gamba sinistra, speriamo ovviamente che non sia nulla di grave per il marcatore della seconda rete dell'incontro, quella che attualmente consegna il doppio vantaggio per lo Sport Palermo. Va a sincerarsi adesso delle sue condizioni fisiche il direttore di gara, il signor Piranio, è rimasto a terra Derek Berci e comanda infatti il cambio lo stesso Parisi, Giuseppe Parisi, segno che Derek Berci non può continuare, non può proseguire la propria gara. Questo è davvero un peccato, perché si era impegnato molto il ragazzo in maglia numero 11, era stato uno dei migliori nel corso della prima frazione insieme a Domenico Minà. Non a caso i due sono i due marcatori che attualmente fanno gioire qui tutto il pubblico sostenitore della squadra dello Sport Palermo.
Berci dunque lascia il campo, lo guadagna invece Emanuele Ciampollari con la maglia numero 18. Seguiremo adesso quale sarà la scelta tattica messa in campo da parte di mister Salvatore Mazzamuto, se quella di difendere questo doppio vantaggio oppure quella di provare ad approfittarne ancora una volta con le proprie frecce in attacco. È chiaro che adesso uscendo Berci c'è un po' di corse in meno. In questo momento il Palermo Sport deve assolutamente fare di necessità virtù con Domenico Minà, che adesso va a disturbare un po' l'ultimo difensore avversario. Serio deve difendere questo pallone, ci riesce nel modo più efficace possibile, senza che ci sia alcuna irregolarità secondo il direttore di gara. 23-27 sul cronometro quando il tabellino di gara segna sempre 2-0 per lo Sport Palermo, la squadra di casa. L'avevamo segnalato per tutto quanto l'incontro, almeno fino a questo momento. Pochissime le azioni offensive proposte dalla Forense Palermo, se non quel tiro immediatamente diretto verso la porta su conclusione da calcio piazzato, calciata per l'appunto da Francesco Gottuso, ma che non aveva affatto impensierito l'estremo difensore palermitano Ivan Rimi. Altro cambio per la Forense Palermo, entra proprio Claudio Ventura. Che andrà anche ad occuparsi adesso della battuta di questa rimessa laterale. Deve difendere bene qui lo Sport Palermo, c'è un altro recupero da parte di Dara, scambia ancora con Francesco Gottuso, che arriva alla conclusione verso la porta, l'avevamo detto qualche istante fa, a parte quel tiro diretto su calcio di punizione proprio partito dai piedi di Francesco Gottuso, non c'erano state altre opportunità offensivamente molto preminenti per la Forense Palermo. Irregolare il contrasto di Parisi all'indirizzo del proprio marcatore, riprende con un calcio di punizione nella metà campo della Forense il gioco. Argano lascia direttamente per Rimi, che si agguanta con le manone. Lancio lungo di Rimi all'indirizzo di Milano, riesce ad arrivare il numero 9, prova a fare una fase di interdizione qui Parisi, non riesce però efficacemente, permette il recupero soltanto per un istante però della Forense Palermo, che spreca ancora una volta la corsa dei propri uomini migliori, in questo caso sull'out di destra, non riuscendo a costruire trame di gioco né da una parte di campo né dall'altra. E l'avevamo anche detto nel corso della prima frazione di come la difficoltà principale per la squadra che attualmente staziona al sesto posto in classifica con 17 punti sia proprio quella di fare punteggio quando si trova in trasferta. Ricordiamo che finora la Forense Palermo ha raccolto soltanto 3 punti sfidandosi con squadre in trasferta, segno che ovviamente le mura nemiche in qualche modo contribuiscono a indirizzare negativamente la gara per i ragazzi in maglia nera. Direttamente verso la porta, qui il tiro di Dara è costretto in due tempi Andrea Ivan Rimi ad avventarsi sul pallone. Era stata buona la conclusione qui da parte del difensore in maglia numero 27. Gira bene il pallone qui verso Domenico Minà, lo stesso Ciampollari che, lo ricordiamo, ha preso il posto di Derek Berci uscito per infortunio dopo aver siglato la rete del 2-0.
Non riesce ad arrivare sul pallone qui Alessandro Jensi. Era stato il suggerimento di Michele Collura a indirizzare il pallone proprio verso il numero 2. C'è la rimessa laterale per il Palermo Sport. Il pallone ancora in avanti. Da Parisi che prova ad innescare Minà. Il pallone viene messo. Sì, no, rimane fortunatamente in campo. Sembrava angolo, in realtà anche a noi da questa nostra postazione. Gottuso. C'è il recupero sempre di Argano al centro del campo per Ballo. Si gira Ballo, aspetta il movimento di qualche compagno. Ciampollari, poi lo Galbo. Irregolarmente il contrasto di Ciampollari. Recupero immediato della sfera da parte della Forense. 28 e 32 sul cronometro, sempre 2-0, quando ci approssimiamo sensibilmente verso la conclusione di questo secondo tempo regolamentare. Ricordiamo che questi tre punti sarebbero davvero fondamentali nella corsa al campionato per lo Sport Palermo, che attualmente si trova un po' più in basso rispetto alla Forense, all'immediata avversaria. Attualmente staziona al nono posto la Sport Palermo, squadra che qui gioca al campo Fincantieri. Jensi, pallone scodellato al centro dell'area di rigore, fa buona copertura in diagonale, però sempre Pasquale Argano, poi arriva addirittura la conclusione da parte dell'attacco della Forense. Nulla di particolarmente preoccupante per Ivan Rimi, pochissime volte impegnato nel corso di questi 60 minuti. Con i piedi va direttamente dal fondo Rimi a cercare Ciampollari, che non tiene il pallone, lo riconsegna di fatto alla Forense. C'è il recupero di Jonathan Chiarello soltanto per un attimo, poi va sempre in pressing il numero 15. Il pallone comunque finisce tra i piedi di Alessandro Jensi sull'out di sinistra. Può correre Jensi, salta la marcatura del proprio avversario, poi mette un pallone dentro. C'è l'ottima lettura difensiva, altro pallone scodellato al centro dell'area di rigore, messo ancora una volta fuori. Ciampollari può avventarsi, non efficacemente però. Dara recupera, ancora Dara, gioco di gambe di gara, pettina per un attimo il pallone, poi si accontenta del passaggio arretrato. Altro pallone invece sul suggerimento verticale, tiro tentato da... Se ci sembra di aver visto correttamente, da Andrea Morettino. Per la Forense Palermo, toccato da piedi avversari, sarà quindi calcio d'angolo. Ad occuparsi della battuta Francesco Riti. Dentro il pallone di Riti, non ci arriva nessun compagno. Altra chiusura difensiva dello Sport Palermo, praticamente solo Ciampollari deve difendere il pallone, non ci riesce. Ancora un'uscita sbagliata da parte dello Sport Palermo, altro recupero, questa volta tra i piedi sempre di Riti. Pallone dentro, di testa spizzato! In doppio intervento, prima era stato il colpo di testa di Riccardo Giambrone, poi una chiusura difensiva che solo per un attimo stava spiazzando Ivan Rimi. Il pallone comunque scivola al fondo del campo. Recupera al centro del campo per lo Sport Palermo, fase un po' confusa dell'incontro adesso, in cui le energie fisiche e nervose stanno sicuramente venendo meno quando ci approssimiamo al 45esimo. Palloni un po' più sporcati, questo sicuramente l'indizio principale che ci consegna il quadro di una gara che attualmente vede avanti il Palermo Sport con due marcature a zero.
che da quel momento in poi sicuramente non ha fatto altro che difendere questo doppio vantaggio, provando poche volte ad affacciarsi ulteriormente dalle parti del portiere avversario. Ci tenta adesso sull'auto di sinistra con Minà, atterrato però regolarmente secondo il direttore di gara, il signor Piranio. Giocano un po' più adesso le punte del forense Palermo, che solo in questo finale di gara cerca di promuovere ottimamente il proprio gioco, facendolo però quando può irregolarmente, come in questo caso ai danni di Pasquale Argano. Può salire a un po' di più adesso lo Sport Palermo, pallone di Argano comunque arretrato verso Rimi, completamente al di fuori della propria area di rigore. Lungo il lancio di Rimi, cerca Lo Galbo, lo mette giù bene Lo Galbo, poi affrontato dal proprio marcatore. Domenico Minà scambia con Lo Galbo, solo per un attimo, il pallone è fuori e non per i piedi del Sport Palermo, recupero della Forense. Lancio lungo a cercare di innescare il centrocampo, c'è un altro recupero però di Davide Rizzotto, qualche protesta di troppo. Secondo il direttore di gara, che adesso cerca di sedare un po' di più gli animi, lo fa estraendo anche un cartellino giallo all'indirizzo di Domenico Minà, sollevando le polemiche non solo dei protagonisti in campo ma anche dei protagonisti fuori dal campo, ossia il pubblico sugli spalti qui al campo Fincantieri. Finisce sull'elenco dei cosiddetti cattivi Domenico Minà, dopo aver siglato la rete dell'1-0, quella valida per il finale del primo tempo, proprio al 45esimo minuto, poi confezionata dall'ottima rete, sempre su assist di Domenico Minà, di Derek Berci, che faceva gioire il pubblico sostenitore, con un 2-0 che attualmente persiste quando siamo giunti al 35esimo minuto e mancano solo 10 minuti alla conclusione anche del secondo tempo e quindi anche della partita. Ancora qualche istante per riprendere il gioco dopo che qualche parola di troppo è stata rivolta all'indirizzo del direttore di gara, che adesso va a refertare anche i nuovi ingressi in campo per lo Sport Palermo. Esce infatti, abbandona il campo Francesco Russo, autore di un'ottima prestazione nell'arco ovviamente di questi 90 minuti complessivi. Poi è mancato veramente soltanto qualche assist, qualche gol a Francesco Russo, avrebbe confezionato una prestazione da 10 in pagella, ottimi i suoi recuperi, ma come lui ovviamente anche quelli di tutta quanta la retroguardia difensiva dello Sport Palermo, che ha praticamente annullato in tutto e per tutto ogni tipo, seppur timida, soluzione offensiva messa in campo dalla Forense. Si riprende soltanto adesso, dopo più di 2 minuti di stop, il gioco. Pallone spazzato dalla difesa direttamente out con la rimessa laterale già battuta per la Forense. Altro intercetto, deve difendersi qui come meglio può lo Sport Palermo. Arriva direttamente con le mani Ivan Rimi. Permette alla sua squadra ovviamente di risistemarsi meglio in campo, di riguadagnare ottimamente la propria posizione e di salire anche un po' di più, andando con il lancio lungo a cercare le punte. Ballo
difende il pallone ballo, poi un po' impensierito dal pressing avversario, si accontenta di questa rimessa laterale che in realtà il direttore di gara consegna proprio allo Sport Palermo. Ballo cerca le parti di Jonathan Chiarello, il pallone però finisce direttamente tra le mani di Indovina e poi ripartire Gottuso. C'è altro intercetto da parte di Roberto Serio, scambiano Chiarello e Ballo, allarga Ballo, mette in movimento Bruno Baglione che nel frattempo ha guadagnato il proprio ingresso in campo subito dopo l'uscita di Francesco Russo. Minà contro tre avversari, Minà si gira, permette di proseguire il possesso palla. Ciampollari vuole allargare il gioco, Ciampollari non ci riesce, altro recupero difensivo. Ballo a fare una fase di interdizione efficace, altro recupero di Davide Rizzotto e altro lancio lungo dalle parti di Jonathan Chiarello che non ha uno stop felice ma che permette comunque il recupero da parte di Roberto Serio. C'è una buona opportunità qui in questo caso per Ciampollari, Ciampollari a ridosso quasi dell'area di rigore non perfeziona la propria proiezione offensiva. Squadre abbastanza lunghe adesso quando si corre da una parte e dall'altra come in questo caso con Gabriele Dara, attaccato però subito bene da Davide Rizzotto, il capitano dello Sport Palermo che si sta facendo perdonare per quel rigore sbagliato nella scorsa giornata che avrebbe senz'altro costituito un'ottima opportunità di vantaggio e col segno di poi anche di vittoria per i suoi. Invece sono stati stoppati sul pareggio rimediato per 2-2. Nessuna irregolarità qui secondo il direttore di gara. Altro lancio lungo dalle parti di Morettino. Nulla di fatto però, recupero di Ivan Rimi. Quando 39 sono i minuti che sul cronometro attualmente siglano il 2-0 del Sport Palermo. Dicendo che 5 minuti scarsi invece sono quelli che ci separano dalla conclusione dell'incontro, con una vittoria attualmente in cassaforte per lo Sport Palermo che confezionerebbe 3 punti davvero importanti. Minà si avventa di testa solo per un attimo, altro recupero della retroguardia avversaria, poi errore in fase di uscita. Ciampollari solo per un attimo riesce a mantenere il pallone, c'è il lancio lungo a tagliare praticamente la difesa per Morettino, Morettino tu per tuo con il portiere, mette alla fine in rete il gol per il 2-1, accorcia le distanze e riapre la partita proprio nei minuti conclusivi di questa seconda frazione. Andrea Morettino che sigla alle spalle di Ivan Rimi il gol valido per il 2-1 momentaneo. Adesso con questa rete senza ombra di dubbio può sperare di strappare in modo un po' più piratesco la partita il Forense nell'unica vera occasione da gol creata dagli uomini in maglia nera oggi in trasferta qui al campo Fincantieri, un pallone in verticale su un suggerimento delizioso per Andrea Morettino che non si è certamente lasciato impensierire né dal proprio marcatore né dall'uscita poi alla disperata di Ivan Rimi che è stato completamente spiazzato per un gol buono per il 2-1. Senz'altro questa è un'opportunità per la Forense per provare a guadagnare anche il pareggio e a dare il tutto per tutto in questi minuti finali. Baglione, da solo Baglione, prova ad innescare la corsa di Logalbo,
Vuole rientrare sul destro, lo Galbo non ci riesce, contrata la sua soluzione in solitaria. Si accontenta di una semplice rimessa laterale. Mina. Sempre Baglione, non arriva a completare l'uscita proprio da quelle parti di campo. C'è il recupero della sfera proprio da parte della Forense. Ciampollari, attaccato Ciampollari irregolarmente secondo il direttore di gara, e qui si infuria ovviamente anche la panchina della Forense, che sta spingendo in questi minuti finali. Qualche minuto di recupero già segnalato dal direttore di gara quando siamo giunti al 43esimo. È uno Sport Palermo che adesso deve cercare di difendersi come meglio può, tentando di non rischiare praticamente nulla, perché arrivati a questo punto perdere senz'altro il primato della gara sarebbe uno spreco assolutamente importante e anche inutile nell'economia del campionato, ovviamente. Ciampollari, largo dalle parti di Logalbo, riesce ad arpionare bene il pallone Logalbo, un po' di corsa ancora Logalbo, rientra sul destro, Logalbo con il destro! Che gol di Gabriele Logalbo, che fa tutto da solo, ne aveva ancora dopo 90 minuti. Gabriele Logalbo, il ragazzo in maglia numero 10, non si smentisce. All'appuntamento con il gol, tutti e tre le frecce dello Sport Palermo, Minà, Berci e poi alla fine anche Gabriele Logalbo, che sigla, lo possiamo dire senza alcun timore di smentiti adesso, i tre punti definitivi per lo Sport Palermo. Ci mancava soltanto il gol a Gabriele Logalbo, è arrivato anche a questo appuntamento dopo un'ottima prestazione come quella di tutto quanto il comparto offensivo dello Sport Palermo. E arriva ovviamente a confezionare, impacchettare e spedire anche a casa una vittoria importantissima per lo Sport Palermo nell'economia non soltanto del campionato ma anche del morale, perché sicuramente questa vittoria è importantissima e fondamentale dal punto di vista delle sensazioni in campo e fuori. Tempo praticamente scaduto, adesso si andrà soltanto di recupero, ancora Logalbo che prova ad avventarsi sul pallone, irregolarità secondo Piranio, si riprenderà con un calcio di punizione già battuto, adesso ultimi tentativi da parte della Forense per provare a strappare ancora qualcosa, ma c'è sempre Rizzotto a mettere fuori e a sventare ogni tipo di sogno di rimonta ovviamente per la Forense, che adesso si fa praticamente una mission impossible. Rimi, serio, ancora un pallone scodellato in avanti, Rizzotto ancora, Jonathan Chiarello, lungo ancora una volta il suggerimento dalle parti di Minà, può arrivarci il numero 9 con la testa, mette giù, poi il pallone toccato soltanto per un attimo da Andrea Ballo, che non riesce a indirizzare efficacemente verso la porta. Ultime fasi di gioco adesso, pura gestione per il Palermo Sport, che quando può prova a mandare avanti il pallone, ma adesso è soltanto questione di secondi. Tanto c'è un buon recupero di Jonathan Chiarello, che mette in movimento Domenico Minà a ridosso quasi dell'area di rigore. Ciampollari tenta la conclusione con il destro, sporcata dal marcatore, facile per Roberto Indovina.
serio, prova a mettere in movimento sulla sua verticale lo stesso Jonathan Chiarello. Deve spazzare qui la retroguardia difensiva della Forense. Altro pallone buono però per Gabriele Logalbo, che deve correre un po' e soprattutto fare a spallate con il proprio marcatore. Sempre irregolare il tocco però di Gabriele Logalbo, in questo caso fischiato dal direttore di gara, che non accenna a concludere l'incontro ancora, consegnando qualche altro minuto di recupero. Ultime fasi di gioco per Gottuso, che gestisce, manda avanti. Altra ottima chiusura della difesa. Quando c'è un altro tocco irregolare, un'altra mattonella di calcio piazzato per la Forense, che sposta avanti ancora i propri equilibri in un ultimo disperato tentativo per recuperare però adesso, come dicevamo in precedenza, per una missione impossibile, ben due gol al Palermo Sport. Gli uomini in difesa per il Palermo Sport, conclusione diretta verso la porta velleitaria, fischia il direttore di gara, il signor Piranio, tre volte, e consegna adesso la vittoria al Palermo Sport in questa 14ª giornata del girone C di terza categoria. Il Palermo Sport vince questa partita importantissima, lo ricordiamo, contro quella che era la sesta formazione in classifica, la Forense Palermo. Poche, veramente poche le opportunità favorevoli per la Forense Palermo, che arriva al gol soltanto al 41esimo con Morettino, prima però che possa però allungare con tre marcature Gabriele Logalbo e confezionare definitivamente quella vittoria messa già sensibilmente in cassaforte da Domenico Minà nel corso del primo tempo al 45esimo minuto e da Derek Berci nella ripresa al 20esimo minuto del secondo tempo. Tanti giochi pirotecnici adesso per salutare i protagonisti in campo qui al Fincantieri. Noi ne approfittiamo dunque per rinnovare quelli che saranno gli appuntamenti per il Palermo Sport, atteso adesso nella prossima giornata, valida per la 15ª del girone C, in una sfida in trasferta contro il Città di Balestrate. Con queste belle immagini di esultanza noi ribadiamo il finale, che è quello di 3-1 per la formazione casalinga dello Sport Palermo. E con questa bella immagine io ne approfitto per salutarvi e darvi appuntamento ai prossimi appuntamenti per Fil Rouge TV. È tutto qui dal campo Fincantieri in Palermo, da Silvio Cancemi.